Idea Web TV, sono in compagnia di Zvetan Sokolov dopo il 3-0 di Cuneo contro San Giustino. Allora Zvetan, ci voleva una vittoria per dimenticare Modena. Quella sfida contro Modena, sì, ci voleva veramente tanto, era molto importante di entrare in questa partita senza sbagliare, perché come si dice qua in Italia non è troppo difficile di perdere contro tutti. E siamo molto contenti che siamo usciti con un buon risultato, un 3-0, però era, secondo me, come abbiamo giocato non è il nostro migliore, per questo penso che dobbiamo guardare più davanti, da migliorare, e così dobbiamo lavorare di più. Primi due set molto bene, poi qualche affanno nel terzo, poi siete riusciti comunque a risolverlo. Sì, anche secondo me, cioè, i primi due set abbiamo giocato bene, però dopo magari abbiamo mogliato un po', perché a 12 a 7 abbiamo visto, dai, cioè, quasi più è finito il set, però loro hanno fatto le cose buone, hanno fatto vedere che il set ancora non è finito e che loro giocano fino alla fine. Ecco, cosa manca a Cuneo per essere a livello delle primissime? Ecco, come mai c'è questa continuità che continua ancora a mancare? Una bella domanda, però io penso che non manca niente. Penso che per adesso, cioè, dobbiamo lavorare, perché siamo la nuova squadra, cioè, dobbiamo vedere dove sono i nostri errori, perché secondo me tutti sono combattibili, si dice, e contro tutti puoi vincere, contro tutti puoi perdere. Allora, non si può dire niente. Sì. L'ultimissima cosa, questa è una vittoria anche importante in chiave Coppa Italia, una competizione imminente che vorrete, immagino, vincere. Sì, è veramente molto importante, per dire la verità, per me, perché non voglio viaggiare a Natale, ma cioè, è importante di vincere sempre, di uscire per giocare per la vittoria. I risultati si vedono fino alla fine. Grazie.